Buonasera a tutti, vi sono e vi siamo grati per essere qua per un appuntamento molto importante perché il Consiglio dei Ministri ha votato alcuni provvedimenti legati alla pubblica amministrazione che io giudico davvero di grande rilievo e di grande importanza. Permettetemi di dire che in queste ore in cui la discussione politica internazionale va, come è giusto che sia, alla tragedia di Orlando, alle difficoltà davvero incredibili che stanno vivendo i sopravvissuti, le famiglie delle vittime, e rinnovo al governo americano, al popolo americano, al presidente Obama, alla comunità LGBT, tutta la nostra solidarietà, il nostro affetto e la nostra amicizia. E mentre il dibattito nazionale è comprensibilmente incentrato su, da un lato, le questioni che conosciamo e dall'altro i ballottaggi e il secondo turno delle elezioni amministrative, c'è un'azione costante del Parlamento e del Governo che io giudico davvero inedita per tanti aspetti. È con questo spirito che accogliamo l'approvazione che il Parlamento ha ratificato ieri in via definitiva della legge sul dopo di noi. Ho insistito molto su questo. Credo che chi da casa o qui o ha amici che vivono la condizione per alcuni aspetti molto difficile, per altri, voglio dirla, anche piena di tante emozioni, di tante gioie, ma oggettivamente difficile, di avere persone con disabilità delle quali preoccuparsi per il futuro, l'idea che finalmente 90 milioni di euro, quelli della stabilità, e soprattutto un pacchetto di norme siano state approvate, è un elemento di grande rilievo e di grande interesse. Insomma, mentre il mondo politico, della politica tradizionale, parla di altro, ci sono dei passi in avanti che io giudico di grandissimo rilievo e credo che in particolar modo sulla questione dei diritti si tocchi con mano la bellezza di poter fare politica. Insomma, alla fine, se riesci a fare nell'arco di qualche settimana la legge sul terzo settore, la legge sul dopo di noi, la legge sui diritti civili e appena qualche settimana prima, qualche mese prima, la legge sull'autismo, ti rendi conto che puoi veramente incidere sulla vita quotidiana delle donne e degli uomini, e questa è una cosa molto bella. Tutta questa lunga premessa nasce dal fatto che il percorso riformatore, in attesa naturalmente della madre di tutte le sfide, che è il referendum costituzionale, che si propone di dare stabilità al Paese e di dare governabilità all'Italia dei prossimi anni, in attesa di quello il processo riformatore va avanti. E va avanti con l'approvazione quest'oggi di 5 decreti, perché ci metto anche quello di Franceschini, di cui 4 portati dal Marianna Madia, in realtà poi spiegherà anche il quinto lei, perché è comunque collegato, che vogliono semplificare la vita dei nostri concittadini nella logica dell'attuazione della legge numero 124, la legge sulla pubblica amministrazione. 3 di questi decreti sono definitivi, cioè entrano in vigore con la pubblicazione in gazzetta, quindi dopo le firme entreranno in vigore con la pubblicazione in gazzetta. 2 sono preliminari, quindi vanno all'attenzione del Parlamento, di nuovo, del Consiglio di Stato, credo anche del Parlamento, e sono norme fondamentali. In soldoni che cosa accade? E poi Marianna potrà illustrare nel dettaglio le norme. Chi viene beccato a timbrare il cartellino e ad andarsene vede finalmente finita la pacchia. Non c'è una lunga trafila. Noi l'abbiamo chiamata una norma di buonsenso, nel senso che non è che puoi dire scusa mi è scappato il badge, è andato da solo a timbrare il cartellino, io non me ne sono accorto e poi sono uscito. Chi fa questo sta truffando lo Stato, sta truffando il Comune, sta truffando la Regione, sta truffando l'ASL, e quindi nelle modalità che il Ministro Madia potrà illustrarvi
siamo finalmente al punto in cui prendi e vai a casa. C'è il licenziamento, in modo, lasciatemelo dire, cattivo, ma giusto. Cattivo, ma giusto. Il ministro Madia ve lo illustrerà tra un attimo. Gli altri due decreti approvati in via definitiva sono due decreti ai quali tengo moltissimo, ringrazio il ministro per questo. Uno è quello sulla conferenza dei servizi. Più volte ci è capitato di definire la conferenza dei servizi una sorta di terapia di gruppo, perché la conferenza dei servizi, e mi scuserà il ministro, mi scuseranno i tecnici per questa definizione, però ho fatto tutte le campagne sulle primarie, tutte e due, in cui definivo la conferenza dei servizi una terapia di gruppo, in cui molte persone con differenti ruoli anche all'interno dello stesso organismo, vale a dire organismo statale, avevano posizioni diverse, vicende altalenanti, ciascuno diceva la sua, poteva cambiare idea. Con questa normativa la conferenza dei servizi è più semplice, lo Stato parla in modo più chiaro e devo dire che dà certezze sulla tempistica. E poi c'è la scia, vale a dire la com'è la definizione tecnica della scia? È una relazione certificata di inizio attività, però quindi, la nostra scia è unica. Che cosa? La scia è la segnalazione certificata di inizio attività, esiste da tempo la scia, da non confondersi con la DIA, che è la dichiarazione di inizio attività, da non confondersi con altri acronimi che rendono meravigliosa la vita del cittadino contribuente che entra in un palazzo comunale. Con questo meccanismo siamo alla scia veramente unica, che poi si collega a due decreti. Quindi cosa vuol dire? Che non c'è bisogno di ulteriori documenti, che entri, arrivi in comune, poi ti chiedono però un'altra cosa, poi però te ne chiedono un'altra ancora e la tempistica si allunga. Quello che ti devono dare, te lo devono dare subito, ed è una rivoluzione epocale, perché questa normativa semplifica di gran lunga la tempistica. Vi sono poi uno scia bis, così lo definiamo noi, e un provvedimento di semplificazione rispetto all'autorizzazione paesaggistica e culturale, questo sta più in capo al ministro Franceschini, che porta 30, gli ultimi due che ho citato sono due preliminari, vale a dire due che ancora non sono definitivi come gli altri. Il decreto sul licenziamento cattivo ma giusto c'è. È legge. Dal momento della firma, della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la partita è finita. La conferenza dei servizi, idem. Dicevo, nel caso di autorizzazioni paesaggistiche e culturali, diciamo così, intendendo una ampia gamma di interventi, sostanzialmente 31 procedimenti, poi il comunicato stampa del ministro Franceschini li illustrerà, vengono liberati dall'obbligo di autorizzazione, si riferiscono ad esempio a alcuni pannelli solari in alcune realtà, cioè si liberano, si dà semplicità, si può fare senza i passaggi attualmente previsti sotto il profilo burocratico, mentre per 42 altri procedimenti la Commissione insediata dal Ministro Franceschini ha previsto non la cancellazione totale, come alcuni pasdaran tra cui il sottoscritto proponevano, ma il dimezzamento dei tempi di risposta. Dunque, ulteriori segnali di semplificazione dello Stato. Tutto questo è dentro un pacchetto di misure che vuole dare però speranza ai dipendenti pubblici, vuole dare dignità ai cittadini, perché non è possibile che uno fa il furbo, va, timbra e torna a casa e si è fatto finta di niente. Quindi, licenziamento cattivo ma giusto. Dall'altro lato però c'è anche la presa d'atto che noi facciamo dell'ottimo lavoro svolto dal ministro e dalla contrattazione, in sede di contrattazione, con la riduzione dei comparti da 11 a 4. Questo apre una strada anche al rinnovo del contratto, era condizione necessaria è sufficiente ad aprire il dialogo per il rinnovo del contratto, che come sapete è per noi un obbligo
dal punto di vista della sentenza della Corte Costituzionale, ma è anche un impegno che ci sentiamo di prendere, come abbiamo detto già in stabilità, appostando la prima cifra, che naturalmente dovrà essere valutata, perché chiaramente immagino che le richieste saranno decisamente superiori, ma è un primo passo che facciamo, lo voglio dire con molta chiarezza, che richiede tempi non semplicissimi, cioè è un inizio. Però il fatto che si passi da 11 a 4 comparti, visto che altri tuoi predecessori, altri ministri, tuoi predecessori avevano a lungo parlato di questa norma, di questa riduzione da 11 a 4 dei comparti e poi non vi erano riusciti, oggi con questa previsione della riduzione si può iniziare a discutere con i sindacati dei dipendenti pubblici, dei vari dipendenti pubblici, per arrivare finalmente al rinnovo del contratto che è fermo da numero anni? 7? 8? 2010. Vabbè, allora 6. Che comunque sono tanti, quindi, però avrà bisogno di tempo, quindi è l'inizio di un cammino. Per cui noi diciamo ai dipendenti pubblici, se freghi ti stango, se lavori bene, premio il tuo lavoro e ti do una mano, perché come è giusto che sia, come è tuo diritto avere. Quindi è un meccanismo molto serio da parte dello Stato. Marianna. Forse rispondo alle domande. Beh no, anche nel merito no? Sì, nel merito no. Vorrei aggiungere, siccome quello che mi pare importante è che l'attuazione della legge 124, che è il cuore della riforma della pubblica amministrazione, sta andando avanti con i tempi che ci eravamo dati, c'è già un decreto che è stato approvato in un Consiglio dei Ministri precedente, con un decreto importante che è il Freedom of Information Act, la trasparenza totale dei dati e documenti della pubblica amministrazione. Lo dico oggi, anche se non è stato oggetto di questo Consiglio dei Ministri, perché è stato il primo decreto legislativo della riforma della pubblica amministrazione approvato in via definitiva. È un decreto che dà al nostro Paese una tra le legislazioni più avanzate sulla trasparenza, ci porta, diciamo, a seguire i modelli anglosassoni che per tradizione e storia sono molto avanzati su questo tema. C'è stato un lavoro molto interessante anche, diciamo, con interventi nel dibattito pubblico con le associazioni che si occupano di questo tema, e sempre con le associazioni noi stiamo predisponendo il piano per l'Italia da presentare poi al summit internazionale dell'OGP, Open Government Partnership, che ha fatto nascere Barack Obama, che oggi conta 69 paesi. Insomma, l'impegno che io voglio prendere, anche forte di queste innovazioni legislative che abbiamo introdotto, è quello di fare in modo di dare all'Italia un piano che la proietti a diventare leader sui temi della trasparenza, sui temi della cittadinanza digitale. Cioè noi a Parigi a dicembre puntiamo a avere un protagonismo che il nostro Paese su questi temi non ha mai avuto. Poi ci sono, come diceva il Presidente, altri tre decreti, impegni presi in varie sedi. Nonché a Matteo risponde, no, dal Presidente. Sì, l'hai preso, però è stato importante quel tuo intervento. Ci sono poi, come diceva il Presidente, altri tre decreti che oggi vedono l'approvazione definitiva, quello sul di fatto licenziamento in tronco di chi viene visto a truffare sulla presenza in un ufficio pubblico, cioè l'immediata sospensione entro 48 ore, contestualmente parte la contestazione che deve far sì che si arrivi al licenziamento entro un mese. Cioè, poi, Mariana, siccome c'è un autorevole ex ministro della pubblica amministrazione, di cui non farò il nome, ma che è stato un mancato premio Nobel, che dice che questa norma c'era già, qual è la differenza rispetto alla norma che c'era già? Siccome si è reso conto che la norma non c'era già, ultimamente non dice più che la norma c'era già, ma dice che la norma si è persa. E quindi noi oggi gli possiamo dire che la può leggere in Gazzetta Ufficiale fra qualche giorno. Quindi il meccanismo è, lo diciamo agli italiani, questa norma non c'era. Per cui se, facciamo un esempio di un dipendente della pubblica amministrazione, Filippo Sensi, è un dipendente, diciamo, timbra il cartellino e se ne va, può essere licenziato entro? Con la nostra norma?
Entro un mese deve essere licenziato, ma entro 48 ore è sospeso. Bella novità per chi ci sente da casa, ma quante volte, perché c'è un sacco di gente per bene tra i dipendenti pubblici, anche tra i dipendenti privati, che, dirò un messaggio romanesco, gli erode quando vedono che quelli vanno a timbrare in mutande e poi non vengono licenziati o hanno una serie di percorsi in mutande. Cioè chi va a timbrare in mutande, chi va a timbrare in mutande, se poi va via viene licenziato, se timbrando in mutande poi entra a lavorare non so cosa succede. Ma non è una bella scena, diciamo. Tra l'altro noi sul fatto che le norme sulle sanzioni e sui licenziamenti di chi lavora nella pubblica amministrazione, per quanto mi riguarda, debbano essere più rigidi che nel privato, proprio perché c'è un valore anche sociale ed etico per chi lavora per la collettività, nel testo unico sul pubblico impiego, che è uno invece dei prossimi decreti, continueremo un lavoro molto serio sui procedimenti disciplinari. Semplifichiamo i procedimenti disciplinari, cancelliamo le aberrazioni che spesso succedono oggi, per cui un vizio formale blocca la sanzione, blocca il licenziamento se un lavoratore ha sbagliato e deve essere sanzionato e deve essere licenziato, e quindi completiamo poi le norme, come ha detto il Presidente, cattive ma giuste, cioè le norme che però restituiscono dignità alla maggioranza dei dipendenti pubblici che ogni giorno con competenza, dedizione e onestà va sul posto di lavoro e ci rimane e lavora e contribuisce poi al bene della collettività. Quindi questo è il primo, poi c'è il secondo, è la scia. Il secondo, fare prima la conferenza dei servizi perché è definitivo. Okay. Oggi le conferenze dei servizi, ho visto le carte, durano anche 8-9 anni, cioè 8-9 anni durante i quali le amministrazioni si bloccano a vicenda, non si assumono le loro responsabilità, perché questo poi è il problema e questo è quello che noi riusciamo a fare nella nuova conferenza dei servizi, obbligare ogni amministrazione ad assumersi la sua responsabilità e a dire un sì o un no, e con meccanismi certi, quindi a chiunque chiede un'autorizzazione entro massimo 5 mesi dire se quella cosa per cui chiede l'autorizzazione può farla o non può farla. Questo è un passaggio molto importante. Oggi il Presidente, diciamo, autorevoli esponenti delle istituzioni hanno definito storica questa complessa attività di riforma. Magari non è storica, ma è un passaggio in avanti importante, molto importante. Perché si stabilisce un rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione straordinariamente innovativo, no? Quindi 150 giorni, capite che si cambia da così a così. L'ultimo decreto approvato in via definitiva è quello sulla scia unica, lo dico per ultimo perché... Anche la cosa dell'online, no? Sulla conferenza dei servizi, è quasi sempre online, sì. Funziona, questa è una cosa che non abbiamo detto. Sì, la maggior parte delle volte quando le conferenze sono più semplici ci sarà la conferenza telematica che finisce entro 45 giorni, entro 90 se... sono coinvolti interessi sensibili, cioè ambiente, salute, ordine pubblico, beni culturali. Se anche su questo insisto, qui interrompo di nuovo Marianna scusandomi con lei, ma è un passaggio importante, non so quanti di voi hanno seguito le attività amministrative locali, io ho fatto il sindaco, la conferenza dei servizi è la fissi un giorno, devi andare, arrivi, vai in prefettura, parcheggiano tutti in doppia fila, c'è un meccanismo prima di andare, di partire, di fare, questo meccanismo online. È un cambio di metodo di lavoro della pubblica amministrazione, perché la conferenza dei servizi è un lavoro interno alla pubblica amministrazione nella stragrande maggioranza dei casi. Ci rendiamo conto di che significa questo? È un cambio radicale. Scusa. Ultimo decreto approvato in via definitiva, quello sulla scia unica. Noi avevamo assunto la responsabilità di unire a questo decreto quello che oggi approviamo invece con un decreto preliminare. Il meccanismo della scia unica è un meccanismo molto semplice. La complessità della gestione dei rapporti fra amministrazioni non è e non deve essere e non sarà più in capo al cittadino o all'imprenditore, ma è in capo all'amministrazione.
Ovviamente per far sì che questa norma funzioni, noi avevamo l'esigenza, ed è quello che facciamo con il decreto legislativo approvato oggi in via preliminare, di chiarire quali sono le regole per fare determinate cose. Abbiamo mappato oltre 300 procedimenti amministrativi, li abbiamo distinti per macrosettori, l'ambiente, le attività economiche, l'edilizia. Abbiamo chiarito per ogni tipo di autorizzazione quali procedimenti amministrativi servono per far andare avanti quella richiesta e quell'autorizzazione. Questo significa che quando il cittadino, forte del suo nuovo diritto che è la scia unica, si reca nell'unico ufficio dove dovrà andare, ed anzi può anche non recarsi fisicamente perché può anche inviare in via telematica quella segnalazione certificata di inizio attività unica, sarà poi quell'unico ufficio, forte delle regole certe che noi per la prima volta abbiamo chiarito. Ci sono stati anche tentativi precedenti, di governi precedenti, di mappare i procedimenti amministrativi, è un lavoro molto faticoso, anzi io ringrazio i tecnici che l'hanno fatto insieme a me, sia il Dipartimento Giuridico di Palazzo Chigi che l'Ufficio Legislativo di Palazzo Vidoni. Aver chiarito per ogni attività, faccio degli esempi, per aprire un bar, per aprire un ristorante, quali sono i titoli richiesti, semplifica poi il nuovo diritto del cittadino che quando si reca nell'unico ufficio dove deve andare saprà con chiarezza quale complessità deve gestire quell'unico ufficio e quindi a chi smistare le altre segnalazioni certificate di inizio attività se ci sono altre, diciamo, altri uffici che sono coinvolti, oppure se è un'attività complessa che presuppone delle autorizzazioni espresse, sarà sempre quell'unico ufficio a convocare la conferenza dei servizi che però con il nostro decreto ha tempi certi. Quindi la certezza delle regole che noi diamo con le tabelle che abbiamo approvato oggi in Consiglio dei Ministri è la garanzia che la scia unica non sarà solo una norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma sarà una nuova stagione di diritti per cambiare davvero il rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione. Fantastico. Ci rimane soltanto da dire, abbiamo finito, che in conferenza dei servizi lo Stato parla con una voce sola. Sì, questo è un passaggio, anche questo di novità. Prima succedeva che parlava il tizio dell'ufficio X e poi il sovrintendente e poi il prefetto e poi uno. Il governo, beh no, di fatto è lo Stato, perché beh, no, se ci metti gli enti locali il rappresentante di una delle amministrazioni comprende anche gli enti locali? No. Quindi uno per ogni ente. Lo Stato rappresenta anche le autonomie locali, articolo 5, facciamo cose, vabbè, lasciamo stare. Il concetto è il governo, però sì, è fondamentale questo, eh? Cioè un altro passaggio di novità. Vi vedo entusiasti sulle modifiche del diritto della pubblica amministrazione, mi aspetto le domande, indovinate su cosa. Prego, ci sono domande, intanto grazie al Ministro Madia, ai tecnici. Visto la differenza, Filippo, che ha fatto tra i tecnici di Palazzo Chigi e di Palazzo, come si chiama? Palazzo Vidoni. Sì. Posso? No. Sul tema della scia e del rapporto con la conferenza dei servizi, immagino. No. Non l'ha mai detto. Ci provo lo stesso. No, io volevo chiederle sul Noi Mudei che lei ha annunciato ieri nella news per domani. Formazione di servizio, volevo sapere lei a quale banchetto parteciperà domani. Io però domani ce e la faccio andare, un perché c'è un problema di... Domani noi abbiamo partenza per la Russia, la vediamo se riusciamo ad andarci, ma è un... Comunque, vabbè, vediamo. E poi volevo chiederle invece sulla polemica che comunque sui social sta impegnando un sacco di gente, sul D'Alema, cioè sapere che... Un esponente del PD potrebbe votare no al referendum costituzionale, la madre di tutte le sfide, e probabilmente stando a quello che sta scritto. Non ho capito a quale polemica lei si riferisce. Non ho capito. Quella di D'Alema, nel retroscena su D'Alema di oggi. Ma si riferisce alla polemica sul retroscena di D'Alema, alle amministrative? No, la domanda è lei, entrambe. Ah, entrambe, quindi ha fatto tre domande. Allora, andiamo con ordine. Vuoi rispondere tu su D'Alema? No, faccio io? Vabbè, non vedo. Ha smentito, per cui poi era suo compagno di banco in Parlamento, per cui prima non si può. È vero,
non fate quella faccia. 5 anni. Credo che non si sia ricandidato per questo, perché non ne poteva più. Vabbè, battute a parte, vabbè, dai, abbiamo fatto un Consiglio dei Ministri abbastanza scherzoso oggi. Come ho detto ai ministri quando sono entrato, oggi avete il ruzzo, che è un'espressione toscana, erano tutti belli allegri. Vado molto sinteticamente sulle tre domande. La prima: domani si svolge il un giorno che non è apprezzato dagli italiani, perché domani si paga le tasse per una parte, poi ci sono in basso, diciamo, domani scadono alcune ci sono alcune scadenze di tasse. Sì, però non è che dovete farvela qui la discussione su svolgo questa funzione memo. C'è anche nei telefonini, quindi faccio io la versione memo, ma ce l'avete anche sui telefonini. Comunque, in ogni caso, Marianna e io vi comunicheremo quello che dovete pagare. Battute a parte, tra queste tasse ce n'è una che non si paga più per chi ha la prima casa soltanto. Ah, ma io ho 4 case, pago la seconda. Sì, certo, se hai 4 case paghi la seconda, la terza, la quarta, è ovvio. Ma la TASI, prima casa, non si paga più, come non si paga l'IMU in bullonati per le imprese, come non si paga l'IMU e l'IRAP agricola per molte imprese agricole. Leggevo ieri sui social il commento di una persona che dice: io detesto Renzi, ma devo riconoscere da imprenditore agricolo che quest'anno pago meno tasse. E, molto importante, lo diciamo, si paga anche meno IRAP, non in virtù della stabilità di quest'anno, ma siccome nel 2016 arriva il saldo, il conguaglio dell'IRAP 2015, che è stata abbassata perché per chi ha dei lavoratori l'IRAP costo del lavoro è abbassata, cioè l'IRAP costo del lavoro è eliminata la componente lavoro dell'IRAP, c'è un bel risparmio per diverse persone. Quindi domani si pagano le tasse, qui non è un giorno di festa, ma se ne paga meno dello scorso anno. Perché in questo paese finalmente le tasse hanno iniziato a scendere. Punto. E il Partito Democratico è presente in molti tavolini, credo saranno centinaia di tavolini in tutta Italia, perché penso che ci sia un po' di orgoglio da parte di una forza politica, poi mi fermo sul PD che se no ho parlato troppo in sede istituzionale, quindi non potrò rispondere alla seconda parte della domanda, ma è secondo me molto importante che ci sia questo orgoglio dei risultati. Insomma, alla fine, leviamo per un attimo la discussione sulle tasse, che sarà ripresa poi domani dai ministri, come è giusto che sia, dai parlamentari. Le cose stanno avvenendo. Il Jobs Act ha creato 455.000 posti di lavoro. Ah, ma c'è la povertà. Sì. Ma la povertà si combatte creando posti di lavoro, innanzitutto. Perché più crei posti di lavoro, meno gente rischia di andare sotto la soglia di povertà. È banale, eh? Siamo tornati alla crescita. E tra l'altro senza problemi che hanno avuto altri paesi dal punto di vista dell'occupazione, della legge sul diritto del lavoro. Siamo tornati alla crescita, è un fatto positivo. Abbiamo messo i soldi sulla povertà educativa per la prima volta nella storia repubblicana. Abbiamo realizzato una serie di interventi che io credo segnino la vita di alcune persone. Se tu eri un precario della scuola e per 25 anni continuavi tutte le estati a andare con il magone in vacanza perché non sapevi quando tornare, dove tornare, come tornare, il giorno della convocazione, fare a sgomitate il giorno della convocazione, andare in ambienti complicati a fare le varie procedure, le trafile. Oggi non è così, c'è della gente che si fa le prime vacanze da non precario. E per noi cambia poco, per loro cambia molto. È la stabilità, io aggiungo, è la continuità educativa. È il terzo settore, è il dopo di noi, è i diritti civili. Potrei fare dozzine di elenchi di cose fatte. Sono talmente tante le cose fatte che noi non le raccontiamo nemmeno tutte. Ma perché non si fa in tempo? Allora, a fronte di questo, una giornata dell'orgoglio, PD Pride, questa non è granché. Sensi mi sta odiando,
è una giornata che ha un senso, e se l'hashtag è giù le tasse è un dato di fatto. Poi troverai sempre quello che dice, ma a me non sono diminuite. Se tu c'hai, basta che tu abbia. Se sei un imprenditore che ha posti di lavoro, il costo del lavoro è inferiore rispetto al passato. Ancora molto meno di quello che serve, ma è inferiore. Se sei un cittadino che ha una casa, hai il costo dell'IMU che ti viene, che non c'è più. C'è da pagare il canone nei prossimi giorni. È comunque minore dell'anno scorso, da 113 a 100. Ah, ma io non lo voglio pagare, non lo pagavo. Ma se non lo pagavi eri un evasore. E c'è la famosa discussione di 80 euro su cui io mi sono molto divertito con i miei amici di Confcommercio, perché mi sembrava giusto, essendo Confcommercio non particolarmente entusiasta, andare a spiegare in sede di amici perché sono convinto degli 80 euro. Potrei continuare con altre misure che però vi risparmio. Questo è quello che accade domani. Io devo capire a che ora partiamo per la Russia, perché abbiamo la vicenda russa, ma naturalmente i parlamentari e il PD, ma devi dire che tavolino vai te, ancora non ha scelto. Io mi girerò, perché Roma ha bisogno... Nella Maria gira domani. A Roma, prendersi... No, nella mia città, Roma. Un momento migliore per girare, perché c'è una campagna elettorale. Però anche nelle città dove non c'è campagna elettorale ci sono i tavolini. Rispetto alle dichiarazioni di D'Alema, il presidente D'Alema ha smentito queste dichiarazioni e comunque in ogni caso io non sono interessato a commentare le dichiarazioni altrui, in particolar modo in una vicenda in cui il presidente le smentisce. Credo che noi dobbiamo vivere con molta tranquillità la discussione sia sul referendum che sulle amministrative. La mia tesi sulle amministrative la conoscete, si tratta di un voto che è un voto importante per tutti i motivi che sappiamo, ma che è un voto che vede dei cittadini scegliersi il sindaco. Io faccio in bocca al lupo ai candidati, ma faccio soprattutto in sede istituzionale, devo farlo per tutti allo stesso modo, nel senso che qui in sede istituzionale devo confermare che noi lavoreremo con tutti i sindaci, come lavoriamo con tutti i sindaci di tutti i colori, le migliaia di sindaci del Partito Democratico, quelli di Forza Italia, quelli di Area Popolare, quelli della Lega, quelli di Grillo, ci sono una ventina, 21 adesso, perché sono 17 più 4 sindaci già eletti di 5 Stelle, quindi noi lavoriamo con tutti in sede istituzionale, in bocca al lupo che vincano i migliori, ma io in bocca al lupo lo faccio ai cittadini, perché devono scegliere il loro sindaco o la loro sindaca per i prossimi 5 anni, per cui... La discussione sulle amministrative in sede istituzionale, qui non siamo al PD, è questa. In bocca al lupo. Rispetto alla questione del referendum costituzionale, io credo che la discussione che ci sarà è tra un modello di riforma che è quella attualmente esiste, un modello di legge costituzionale che è quella attualmente esistente, è un modello di cambiamento che è quello sui contenuti che noi ci sforziamo di comunicare tutti i giorni. Vale a dire, oggi c'è un bicameralismo che fa le stesse cose con 945 stipendi, se passerà la riforma ci saranno soltanto 630 stipendi, non 945, una sola Camera a dare la fiducia, questo darà più stabilità. Siamo un paese che ha avuto 63 governi in 70 anni. Un governo dura meno di un gatto in autostrada, come ha detto un autorevole filosofo. È evidente che nel momento in cui si dà stabilità al governo, il paese è più forte. Ma non cambiano i poteri del governo, perché il governo non vede cambiato nessun potere. Non è che il Presidente del Consiglio dal giorno dopo può cacciare un ministro. Continua a essere l'unico Presidente del Consiglio nella storia occidentale, come in questo caso un mio predecessore talvolta amava ripetere, in tutte le conferenze stampa, che non si poteva cambiare i ministri, anzi a quel mio autorevole predecessore facciamo in bocca al lupo gli auguri per una pronta guarigione, siamo contenti che tutto sia andato secondo quello che dicono i medici, quindi bene, un grande bocca al lupo e un grande abbraccio da parte di tutti noi, però il potere del governo non cambia, cambiano le regole del gioco, meno poteri e più chiari alle regioni, meno passaggi parlamentari, si va alla Camera, si va al Senato, Camera, Senato. Questo era, sai da quant'è che avevi fatto la riforma? Sai da quant'è che la riforma era operativa?
almeno da 6-7 mesi. Quindi questo è lo scenario nel quale ci troviamo. E quindi mi pare di aver risposto nel dettaglio. Come? Ci provo, eviterei di non... vorrei andare ai banchini e vorrei anche però partire per la Russia, quindi dipende, magari faccio un salto da qualche parte, sulla strada di Ciampino. Dove si parte? A Ciampino o Fiumicino? Ciampino. Buonasera Presidente. Quindi è chiaro che il PD ci va e ci vanno in forza, ci sono centinaia di banchini. Io, come dire, se faccio un banchino lo faccio romano sulla strada di Fiumicino. Buonasera Presidente, Marco Billeci, Repubblica TV. I genitori di Giulia Regeni hanno parlato oggi al Parlamento europeo, hanno chiesto un impegno più diretto dell'Italia e dell'Unione europea per chiedere verità per il figlio, hanno detto basta commemorazioni, servono azioni, hanno elencato una serie di richieste, dichiarare l'Egitto paese non sicuro, sospendere gli accordi commerciali, sospendere l'invio di armi e altre, insomma credo che avrò avuto modo di leggerle. Volevo sapere qual è la risposta del governo a questo appello dei genitori di Regeni, grazie. Confermiamo che stiamo seguendo la vicenda, io da qualche giorno che non parlo con i coniugi Regeni, per cui nei prossimi giorni li cercheremo di nuovo, sento anche il ministro degli esteri sullo stato dell'arte e sull'aggiornamento della situazione, non sono nelle condizioni adesso di conoscere gli ultimi dettagli, confermo il massimo impegno da parte nostra perché sulla vicenda di Giulio sia fatta non soltanto luce ma chiarezza, come abbiamo detto dal primo giorno, come devo dire che abbiamo sempre dimostrato anche, come dire, marcando dei punti di grande forza sia rispetto alla comunità internazionale che rispetto ai rapporti bilaterali. Quindi massima attenzione, massimo sostegno. Adesso verifico lo stato dell'arte, non conosco i dettagli delle ultime ore, ma prima di dare una risposta mi informo nel dettaglio e vi faremo, come dire, dettagliatamente sapere lo stato dell'arte, magari prima anch'io personalmente chiamo i coniugi Regeni. Detto questo, è detto che l'impegno per Giulio merita sempre una risposta, sul resto eviterei di continuare con le domande a piacere, questa è una cosa che valeva la risposta, per cui le sono grato per averla fatta. Però noi avremmo fatto un decreto sulla pubblica amministrazione, quindi se non ci sono altre domande su questo, anche per evitare... Lei ha delle domande su questo? Prego. L'ultima. Buonasera, sono Cristina Armenia, ADN Cronos. Io volevo fare una domanda, non proprio sui decreti veramente, ma sulla statali, in questo senso. Sugli statali, sui dipendenti pubblici, se ci può confermare l'ipotesi di un'APE anche per gli statali, di un anticipo di pensione, siccome se ne è parlato in questi giorni, se ha allo studio del governo anche questo provvedimento. Per motivi ovvi credo che tutto ciò che diciamo da qui, in particolar modo in questo momento, è un qualcosa che deve essere verificato e quindi non diamo alcuna conferma ufficiale, è evidente che tutto è allo studio. Rispetto allo studio tutto, si è discusso credo ieri, no? Il ragionamento dell'APE è articolato sia sulla parte pubblica che sulla parte privata, quindi però essendo una fase di discussione e non volendo noi alimentare una rida di annunci, come vedete noi abbiamo fatto lo sciopero degli annunci. Smettiamo di annunciarli, arriviamo senza che ve ne accorgiate. Come abbiamo fatto oggi sulla conferenza dei servizi. Traguardo. E come abbiamo fatto ieri sulla legge sul... Abbiamo smesso di fare gli annunci perché sennò tutte le volte ma lui è bravo a fare gli annunci. Poi quando arriva la legge uno non fa in tempo a godere, dice ma l'avevi già annunciata. No, a questo punto noi, quando arriverà il momento della discussione dell'APE, chiuderemo anche su questo. Bene. Ultima sul decreto. Bravo, cioè su sempre. È l'unica sul decreto. Cioè, no, dopo la sua. Niccolò Carratelli, Radio Capital. Su questa roba non c'entra niente. Per il Ministro Maria, un chiarimento. Abbiamo detto licenziamento cattivo per il dipendente. Virgola, cattivo, virgola. Ma giusto. Bravo. Per il dipendente, diciamo che non ti timbra il cartellino, esce. Per il dirigente pubblico che si gira dall'altra parte, quindi non avvia l'azione disciplinare,
scatta la stessa cattiveria o si è un po' più morbidi? Già che ci sono, per il Presidente invece ha detto prima domani l'hashtag giù le tasse, oggi sul debito pubblico, stando ai dati di Banca Italia, una valutazione su questo? La mia risposta è telegrafica, per il dirigente che si gira dall'altra parte è previsto il licenziamento. Allo stesso modo? Sì, automatico. Assolutamente sì. C'è un procedimento disciplinare, no? Cioè, non è automatico, credo, c'è un procedimento disciplinare. Sì, ma con sanzione già definita, licenziamento. Benissimo. Debito pubblico. Il debito pubblico si misura sulla base del PIL, perché è evidente che finché hai un dato negativo, non hai il pareggio di bilancio, è evidente che l'ammontare complessivo va sempre aumentando, ma il modo con il quale valuti se il debito pubblico sale o no è rispetto a quanto è la crescita. È un principio di buon senso. È come quando la rata del mutuo non è in sé il valore complessivo, ma quanto è il tuo stipendio per potertelo permettere o no. Perché uno può avere una rata di mutuo di 500 euro ma non poterselo permettere, avere una rata di mutuo di 1500 euro o un debito complessivo, più correttamente in questo caso, superiore. Allora, per essere chiari, il debito pubblico italiano ha smesso di salire nella sostanza dal 2014 rispetto al PIL, perché ha fatto 132, vado a memoria, quindi chiedo venia se dirò dei numeri meno che esatti, 132,4, 132,7, 132,5, vado a memoria. Quindi il debito pubblico in quanto tale ha smesso di crescere rispetto al PIL, perché ha fatto 0,3 in più sul 15 e fa 0,2 in meno sul 16, sempre che tutte le varie norme siano mantenute. Ma negli anni della crisi è aumentato in misura impressionante, nel 2000 era al 102%, nel 2014 è arrivato al 132%. Da quando ci siamo noi si è stabilizzato intorno al 132%. Dice giustamente Padoan, e io sono con lui, che non basta stabilizzarlo, cosa che abbiamo fatto nei primi due anni, ma bisogna iniziare la curva di discesa. Quindi non è che è evidente che tutti i mesi c'è un aumento del debito, perché nel momento in cui tu hai un deficit del 2, quant'è quest'anno? 2,3, prossimo anno dell'1,8, cioè quando tu continui a spendere perché giustamente fai investimenti o fai altro, è evidente che il valore assoluto è sempre un valore che cresce e continuerà a crescere in termini assoluti, ma in termini relativi rispetto al PIL, al prodotto interno lordo, questo è il punto sul quale si valuta il debito. Quindi lo dico con tutto l'affetto e l'amicizia, tutte le volte che vedo un nuovo record del debito pubblico, lo dite sempre. È come Sergei Bubka, che tutte le volte faceva un centimetro in più nel record del mondo di salto in asta, con l'asta. È ovvio che cresce il valore assoluto, perché non cresce soltanto in quei paesi che hanno sostanzialmente che stanno al di sotto che hanno le spese minori delle entrate, cosa che noi abbiamo, si chiama surplus primario, al netto degli interessi, dovendo pagare gli interessi, non potendo dire, noi oggi come Stato, ma questo accade da 21 anni, a parte due anni, negli ultimi 21 anni l'Italia ha sempre avuto un surplus primario, così finisco su questo, non c'entrava nulla su questa discussione, ma visto che mi ha fatto una conferenza stampa a piacere, volentieri vi rispondo anche su questa. Cosa sta succedendo? Negli ultimi 21 anni, fate 20 anni e si fa prima, tranne due anni l'Italia ha avuto un surplus primario, cioè l'Italia spese, entrate e spese, l'Italia ha un segno positivo, cioè il bilancio familiare della comunità italiana è un bilancio che ha il segno più davanti, ma non con noi, da prima, negli ultimi vent'anni. Qual è il punto problematico? Noi dobbiamo metterci gli interessi, che sono tanti, ora sono circa una settantina di miliardi, poi dipende dai titoli, tutto quello che vuoi. Questo elemento qui ti fa stare sopra, quindi non hai più un surplus, vai in deficit, a meno che tu non riesca ad arrivare ad azzerare il deficit e a fare il pareggio da tutti i punti di vista, cosa che è prevista ma che richiede del tempo,
perché se tu lo fai tutto insieme ammazzi l'economia del paese, siamo d'accordo su questo. Allora, è evidente che ogni mese avrai il nuovo record di debito pubblico in termini assoluti, 2128, 2232, non so quant'è oggi, perché ogni mese, a meno che non ci sia un mese particolare, crescerà un po'. Ma l'elemento chiave è se il prodotto interno lordo, che è il punto di riferimento per il debito pubblico, cresce, se crescesse, crescesse di più, si ridurrebbe ancora con maggiore forza il debito nel rapporto col PIL. È chiaro come concetto? Sono stato chiaro o sono stato troppo contorto? Sono stato contorto. Debito PIL è stabile, debito assoluto cresce. Come cresce il PIL, se Dio vuole? Il PIL cresce da quando? Dal 2015. Fino al 2015 non cresceva. E quindi il rapporto assoluto è stato pazzesco, perché è passato in 15 anni da 100 a 132. Nel 2008 al 2014, vado a memoria, 2009 da 116 a 132. Ora si è stabilizzato a 132. Dobbiamo farlo scendere. Dobbiamo farlo scendere riducendo le spese e facendo crescita. Ma la crescita non la puoi fare se tagli totalmente gli investimenti. Perché il capolavoro qual è stato? Che hanno tagliato 20 miliardi di investimenti all'anno, è evidente che a quel punto hai tagliato 20 miliardi di investimenti, ma il debito ha continuato a salire e anzi in rapporto al PIL, essendo crollata la crescita, è stato un disastro. Vi vedo contenti. Allora, sono felice di aver avuto modo di raccontarvi con grande dovizia di particolari la conferenza dei servizi, la scia, il licenziamento cattivo ma giusto, abbiamo poi parlato di altro e nel dettaglio penso che la sintesi che possiamo fare di questa conferenza stampa è che il lavoro riformatore continua ad andare avanti, devo dire talvolta sorprendendo anche noi, e quindi chiudo come ho iniziato. La legge sul dopo di noi, ci sono state anche altre cose ieri, l'intesa Soca-Caccai, che è un'altra cosa che avevo promesso un anno fa a Firenze, avevo firmato, avevo detto lo faremo, mi pare a luglio dello scorso anno, c'era un caldo che non ci si stava, queste cose vanno avanti e oggi i cittadini italiani hanno la consapevolezza che se uno fa il furbo, timbre e se ne va a casa. Che se uno entra in un ufficio per avere una conferenza di servizi ha un termine, che lo Stato parla con una voce sola, che non c'è il dirigente, il sovrintendente, il prefetto, che ciascuno dice la sua. Il governo parla con una voce e che, ultimo ma non il peggiore, nei prossimi giorni anche i procedimenti di semplificazione sulle autorizzazioni paesaggistiche e sulla scia a 360 gradi andranno migliorando. Grazie di cuore e buona giornata a tutti, buoni tavolini. Mentre andate in Russia domani, venite con noi in Russia, no? Chi vengono in Russia con noi in viaggio? Già partito. Dura la vita del giornalista. Buon lavoro, arrivederci a tutti. Cioè, perché vanno sempre via? Perché non si spengono? Vanno sempre via.